Questo programma è offerto da prima una nube di fumo grigiastro, da lì a poco la notizia. Un incendio è divampato nella giornata di ieri presso il deposito detersivi della Mondial Detergenti di Villa Abate. Sono in corso accertamenti sull'accaduto, così da stabilire l'esatta origine dell'incendio. Due erano i dipendenti che all'interno hanno visto divampare le fiamme. Pare che tutto sia nato dal quadro elettrico e che a causa di un cortocircuito abbia preso fuoco. Le fiamme hanno divorato l'interno del capannone, che misurava circa 150 metri quadri, e il tetto della struttura, che è successivamente crollato. Sul posto sono intervenute 7 squadre dei vigili del fuoco, polizia e carabinieri. Ci sono volute ben 4 ore per domare l'incendio e mettere in sicurezza la zona e i dipendenti che ancora si trovavano all'interno della fabbrica. Sul tardi dell'incendio domato è giunta anche l'ARPA, che sta accertando i parametri di tossicità dell'aria. I danni sono ancora da quantificare. L'operazione Monopolium, che ha smascherato gli illeciti edilizi a Misilmeri e non solo, ha adesso puntato i riflettori su un nome che è noto al paese perché è candidato a sindaco alle prossime elezioni. È Rosario Rizzolo, colui che per adesso ha gli occhi puntati dalla stampa e di tutta la cittadinanza per le presunte accuse di essere coinvolto nello scandalo sugli appalti truccati. «Ho appreso la notizia che sarei indagato nell'operazione Monopolium», ha detto Rizzolo. «Detta notizia, ripeto, l'ho appresa dai giornali, non avendo io mai ricevuto alcuna comunicazione da parte della magistratura». Dunque il candidato sindaco non sarebbe indagato e al contrario si indegna davanti a delle accuse che a suo dire lo accusano senza un reale motivo e lo rendono un indagato. Rizzolo sottolinea di aver ricevuto nel 2011 un incarico dal sindaco senza alcun inciucio che prevedeva un accertamento legato alla sua professione di geologo che ha regolarmente consegnato e che per il quale non è neanche stato del tutto pagato dal comune. Una situazione straziante, quella che ieri sera ha visto il 29enne Ivan Firriolo, pregiudicato per reati contro il patrimonio, ferito con un'arma da fuoco in via Alcide De Gasperi a Villa Abate. I parenti, che abitano poco distanti dal tragico luogo, dopo aver visto il giovane a terra, hanno chiamato subito i sanitari del 118, che lo hanno trasportato d'urgenza all'ospedale civico di Palermo. Il giovane è stato sottoposto ad un intervento chirurgico che ha visto l'estrazione della pallottola dalla coscia del ragazzo. Secondo le indagini effettuate dai carabinieri, al giovane, durante la sua agonia sull'asfalto di via Alcide De Gasperi, sarebbe stata tagliata anche parte della lingua. La zona dell'agguato è la stessa di quella in cui è scoppiato un incendio che ha distrutto il deposito della Mondial Detergent. Indagano i carabinieri di Misilmeri. Dopo il falso allarme sul presunto caso Ebola, continua il caos presso l'ospedale palermitano Bucchieri La Ferla. Tutto nasce nella fattispecie a seguito del ricovero giovedì pomeriggio di un turista francese che lamentava febbre alta e dolori dopo un soggiorno in Togo. Sempre giovedì i primi esami facevano pensare ad una semplice faringite. Oggi invece è stato accertato che si tratta di malaria. Intanto però, nella serata di giovedì, sono sorti dei veri momenti di tensione tra i pazienti del nosocomio che, in preda alla paura, hanno chiesto un resoconto ai medici dell'ospedale. La situazione ha richiesto l'intervento della polizia per far ritornare il tutto alla normalità, scongiurando così il falso allarmismo. You sexy, sexy dancer.
rendite ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria. Via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Domenica 12 ottobre alle ore 20:30 il Girasole di Bagheria ospiterà la semifinale de Le Voci del Mare, concorso canoro ideato da Canale 8 in collaborazione con l'ACAS. Tanti talenti che si sfideranno in questa semifinale, ma solo 5 arriveranno negli studi di Canale 8 per la grande finale. Vieni anche tu a trascorrere una serata all'insegna della buona musica e prenotati al 333 2547 333 o su Facebook alla pagina Le Voci del Mare. Semifinale Le Voci del Mare, 12 ottobre, ore 20:30, presso il Girasole di Bagheria, via del Macello 43. Ti aspettiamo. Scarsa la partecipazione all'appello lanciato dall'amministrazione comunale circa un mese fa per la raccolta di materiale scolastico per le famiglie più bisognose. Gli assessorati alla pubblica istruzione e alle politiche sociali avevano diramato un appello a tutta la città per raccogliere zaini, astucce e materiale scolastico per gli studenti più indigenti da consegnare presso le suore figlie di carità di San Vincenzo De Paoli a Palazzo Butera. Purtroppo la città non ha risposto con la solidarietà che ci si aspettava e sono stati aiutati solo 6 nuclei familiari con prole numerosa, ma l'amministrazione comunale ringrazia comunque tutti i cittadini che sono stati generosi. L'appello è ancora valido, ha riferito l'assessore alla solidarietà sociale Maria Puleo. Sono ben accetti anche zaini e materiale usato, purché in buono stato e riutilizzabili. La consegna può avvenire presso le suore di Palazzo Butera, che come sempre ringraziamo per la collaborazione. La consegna può essere effettuata dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 16:30 alle ore 18:30. Dai magazzini del Museo Mandralisca di Cefalù affiorano nuovi reperti inseriti ora nel percorso del nuovo allestimento espositivo della sezione archeologica curato da Amedeo Tullio. Tutto il materiale a suo tempo raccolto e ritrovato da Enrico Piraino di Mandralisca è stato revisionato e restaurato. La nuova esposizione, che permette una migliore valorizzazione dei pezzi, segue sempre una successione cronologica, ma tiene conto di una rilettura critica delle raccolte. Ha trovato conferma il ruolo centrale del cratere, con l'immagine del venditore di tonno, datato 380-370 a.C. Il museo ha registrato un eccezionale afflusso di pubblico, molti gli studiosi e gli esperti che hanno apprezzato la nuova disposizione dei reperti e la loro rivalutazione. Ma il Museo Mandralisca è conosciuto soprattutto per quello sguardo misterioso del famoso ritratto di un ignoto marinaio di Antonello da Messina, capolavoro dell'arte rinascimentale che ha influenzato tantissimi artisti, e del suo rapporto con la letteratura si parlerà dalle 17 al Museo Mandralisca di Cefalù, che custodisce la tavola, nell'ambito delle celebrazioni per il 150° anniversario della morte del suo fondatore, Enrico Piraino di Mandralisca. L'Aurus Nobilis ha fatto tappa a Bagheria. Il film, dopo aver girato alcune scene a Santa Flavia e nella frazione marinara di Aspra, ha portato le telecamere nelle città delle ville, precisamente all'esterno di Villa Cattolica. Il film, che vede come regista Egidio Termine, viene portato avanti in collaborazione con la Film Commission Regione Siciliana e il contributo del Ministero dei Beni Culturali. Il film è composto da Paolo Briguglia, Lina Sastri, Galatea Ranzi, Fioretta Mari e Giulia Pepi. Il film racconta la storia di Lauro, il protagonista, che ha perso il padre Anturio quando aveva 2 anni, età nella quale i volti degli altri non riescono a restare incisi nella memoria. Anche quest'anno si terrà a Castelbuono il secondo raduno di maestri, cuochi e pasticceri, ideato da Franco Alessi, chef siciliano per formazione, ma che vive e lavora a Brescia. Lo chef torna in Sicilia per un evento particolare dal carattere unico. Tutto nasce da un incontro casuale dello chef Alessi con amici e colleghi in ferie a Castelbuono, provenienti da ogni parte d'Italia. Da qui l'idea di provare e mettere insieme tutti gli addetti alla ristorazione. Castelbuono come capitale dei cuochi, dei pasticceri e di tanti addetti alla gastronomia e turismo, per realizzare una festa all'insegna del cibo, dell'arte e della ristorazione, collegata alle tradizioni culinarie del territorio. Oggi 19, domenica 20 ottobre, i sapori, i gusti e i profumi della buona gastronomia, pasticceria e ristorazione si incontreranno e si uniranno per dare vita ad un indimenticabile evento che coinvolgerà tutti i sensi. Música.
You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Io voglio aiutare Apriti Cuore perché Apriti Cuore ci aiuta sempre, ma per farlo abbiamo bisogno dei grandi. Tu decidi come utilizzare il tuo 5 per 1000. Firma a favore di Apriti Cuore Onlus. A te non costa nulla in più, ma per Apriti Cuore è un aiuto concreto. Apriti Cuore si prende cura dei soggetti più deboli. Bambini vittime di maltrattamenti e abusi. Minori stranieri senza famiglia e persone con disabilità psicofisica. Aiutaci anche tu! Sorgerà a Bagheria, su due terreni confiscati alla mafia, una cittadella della salute. Il tutto parte dalla volonterosa collaborazione tra due amministrazioni, quella del sindaco di Bagheria, Patrizio Cinque, e quella di Antonino Candela, direttore generale dell'ASP. Entrambi hanno effettuato un primo sopralluogo sui due terreni in questione e l'obiettivo è quello di creare un polo sanitario unico in Italia. Due amministrazioni diverse che intendono distinguersi per legalità e trasparenza, ha dichiarato il sindaco Cinque, si sono incontrate per dare al comprensorio di Bagheria una struttura sanitaria pubblica necessaria per restituire fiducia nelle istituzioni ad ogni livello. Un'istituzione che si avvicina al cittadino offrendo un servizio d'eccellenza nel perseguimento di un'idea che, in un'ottica di approccio integrato, lo metta al centro dei progetti di salute. Il comune di Bagheria, ha spiegato Candela, ha manifestato la volontà di mettere a disposizione dell'azienda due terreni confiscati alla mafia che si trovano in via Mattarella, cioè in posizione centrale facilmente raggiungibile dagli utenti. L'obiettivo è di realizzare una cittadella della salute di circa 3.000 metri quadri, dotata di parcheggi e circondata anche da un ampio giardino. In pratica, in un unico edificio verrebbero ospitati tutti i servizi e gli ambulatori che l'azienda sanitaria ha a Bagheria. Grande evento oggi alle ore 18 a Monreale, presso Villa Savoia, dove verrà presentato il libro Siculopedia, libro edito da Dario Flaccovio e che contiene tutto quello che riguarda il siculo. Siculopedia è un vero e proprio percorso alla scoperta della sicilianità e del mondo siculo in generale ed è diviso per aree tematiche, il territorio e la sua organizzazione sociale, istinti primordiali, il corteggiamento e così via. All'evento, introdotto dai saluti del sindaco Capizzi, parteciperanno anche gli autori Rossana Baldanza, Salvatore Grastadonia e Cettina Baldanza. Si inaugurerà oggi, 18 ottobre 2014, alle ore 18, alla Galleria d'Alberto Catanzaro Arte Contemporanea di Bagheria, la mostra Pianeti Solitari di Rosario Bruno e Juan Esperanza e a cura di Ezio Pagano. Con la mostra denominata Pianeti Solitari parte un percorso programmato alla promozione di artisti di chiara fama per conquistare un pubblico di fruitori e collezionisti sempre più esigenti. Voglio affermare la galleria come uno spazio culturale interdisciplinare dedicato alla Sicilia e ai siciliani che, ha dichiarato il giovane Adalberto Catanzaro, negli ultimi anni hanno dimostrato un maggiore interesse verso gli autori del loro territorio. L'ingresso sarà gratuito. Questo programma è stato offerto da
Tutto lo staff di ilameteo.it vi augura uno splendido fine settimana. Previsioni per sabato 18 ottobre 2014. Arriva in Italia l'anticiclone africano Cerbero e il tempo sarà bello e soleggiato su gran parte del paese. Ecco il dettaglio elaborato da ilameteo.it. Al nord cielo più nuvoloso e anche con piovigine sparsa su Liguria orientale, ovest Emilia, est Piemonte e Lombardia. Attenzione alle foschie dense o nebbie sulle pianure, altrove sarà più asciutto e soleggiato. Al centro la pressione è in aumento e il bel tempo con un cielo praticamente sereno caratterizzerà buona parte delle regioni, salvo locali piovaschi sul nord della Toscana. Raggiungiamo il sud, dove il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. I venti soffiano generalmente deboli dai quadranti settentrionali su Adriatico e Ionio da direzioni variabili altrove. Temperature previste minime in generale aumento specie al nord con valori compresi tra i 14 e i 21 gradi su tutto lo stivale. Durante il giorno ci aspettiamo invece 21-26 gradi al nord e fino a 27-29 gradi al centro e al sud. Carissimi, il meteo.it vi ringrazia per averci seguito e vi augura una buona e soleggiata domenica. Arrivederci. Buona giornata con l'almanacco Barbanera. Oggi è il 18 ottobre, si ricorda San Luca Evangelista. Il nome Luca deriva dall'aggettivo latino Lucanus e stava ad indicare un abitante della Lucania. Dice il proverbio: per San Luca colombacce in ogni buca. Sono nati oggi Norberto Bobbio, Martina Navratilova, Frida Pinto. Il 18 ottobre 1810 viene fondata per decreto napoleonico la Scuola Normale Superiore di Pisa. Nel 1975 nasce ufficialmente il FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano, con lo scopo di tutelare, salvaguardare e valorizzare il patrimonio artistico e naturale del bel paese. Infine, il 18 ottobre 1989, la NASA lancia la sonda Galileo per studiare il pianeta Giove ed i suoi satelliti. Marta Medeiros ha detto: tutti i giorni sono un'occasione speciale. Conserva solo ciò che deve essere conservato. Ricordi, sorrisi, poesie, profumi, nostalgie, momenti. Arrivederci da Barbanera, dal 1762, l'almanacco più amato d'Italia. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, sabato 18 ottobre. Ariete, grazie a una persona competente riuscite finalmente a venire a capo di una intricata questione che ultimamente vi stava togliendo il sonno. Nei suoi confronti sentite una profonda gratitudine e forse anche qualcosa in più. Indagate. Toro, giornata sottotono, caratterizzata da molti impegni da onorare e anche con una certa sollecitudine, mentre voi avreste bisogno dei vostri tempi. Non fatevi bloccare da dubbi e indecisioni. Decidete la strategia da seguire e passate all'azione. Gemelli, siete di buon umore, avete tanta voglia di trascorrere un po' di tempo in piacevole compagnia. Gli amici aspettano solo un vostro cenno. Anche se il vostro lavoro vi concede poco tempo libero, troverete comunque il modo per divagarvi un po'. Cancro, non ci sono novità e questa non è esattamente la notizia che aspettavate, ma se ci riflettete bene, la situazione non è così nera come la dipingete. Una piccola grana sul lavoro e subito vi abbattete. Reagite con decisione e non avrete alcun problema. Leone, questa luna nel segno vi ispira un forte desiderio di cambiamento e vi dà la curiosità e il coraggio per concretizzare nuove iniziative. Sapete guardare nella giusta direzione, realizzare i vostri desideri sarà quasi un gioco da ragazzi. Vergine, a forza di rimandare vi ritrovate con una grossa mole di faccende arretrate da sbrigare e adesso non sapete proprio dove mettere le mani. Dovete ridimensionare i vostri criteri di giudizio, dando la necessaria importanza anche alla quotidianità. Bilancia, il buon umore non vi manca, neanche la voglia di incontrare gente nuova. Avete una gran voglia di ampliare la cerchia delle vostre amicizie. C'è più di un pianeta che fa il tifo per voi. Vietato indugiare, dovete assolutamente cogliere l'attimo. Scorpione, ancora per oggi il vostro quadro astrale non lascia presagire miglioramenti. Tensioni sul lavoro e idee confuse nel privato punteggeranno la giornata.
dovreste accantonare incertezze e indecisioni e passare all'azione, ma non sapete che pesci prendere. Sagittario, amicizie in primo piano e anche i viaggi, soprattutto quelli a corto raggio, godono della protezione lunare. L'ideale per questo weekend. I problemi di lavoro persistono, ma per il momento preferite non pensarci. Se ne riparlerà lunedì. Capricorno, contrattempi relativi alla sfera professionale, forse legati al fatto che, stranamente, preferite dedicarvi al divertimento anziché al lavoro. Ma per una volta che vi azzardate a trascurare un po' il dovere, vi piovono addosso un bel po' di complicazioni. Acquario, in famiglia i contrasti su una decisione da prendere potrebbero farvi partire con il piede sbagliato, gettandovi addosso un certo nervosismo. Contrastatelo dedicando il sabato ai vostri interessi personali e ad organizzare un'uscita con gli amici. Pesci, si intravede qualche nuvola minacciosa, colpa della luna che, proseguendo il suo soggiorno in un segno di fuoco, provoca alcuni contrattempi. È il settore economico ad essere interessato dalle sollecitazioni lunari, evitate investimenti azzardati.